Andiamo subito con la categoria allievi maschili, 1500 metri in linea, stiamo andando davvero a passo spedito con le finali, una dietro all'altra a ruota, tra poco poi quando entreremo anche con le categorie maggiori, via via l'ufficio stampa della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio ci comincerà a portare anche i vincitori di queste ultime gare e faremo anche durante le americane a squadre un riepilogo di quelli che sono stati i titoli assegnati in queste giornate. Intanto allievi maschili, 16 gli atleti alla partenza con Andrea Mosele, Giuseppe Bramante, Marco Antonio Bianco, Mattia Tomei, Carlo Tiberto, Alessio Iacono, Michele Sabbadin, Paolo Lorenzato, Yuri D'Angelo, Daniele Zambon, Andrea Fiorella, Marco Montorfano, Alessio De Laurentiis, Enrico Favaretto, Michele Petronio e Riccardo Perini. Questi i 16 finalisti, tra questi ci sono già 5 ammoniti e dunque ammonizioni acquisite durante le batterie che si sono disputate durante il pomeriggio e hanno dato il diritto a questi 16 atleti di disputare la finale. Vedete che via via proprio nelle zone dove c'è il continuo passaggio degli atleti si stia progressivamente asciugando l'asfalto dopo questo violento acquazzone durante l'inizio di questa diretta da Montereale Valcellina, pochi istanti, 3-4 minuti non di più, ma sufficienti per bagnare il circuito, per bagnare l'anello stradale, coinvolte le atlete della prima gara della categoria ragazzi 1 femminili, poi via via le condizioni meteo sono migliorate e adesso si potrà davvero seguire, si potranno davvero seguire gare molto ma molto spettacolari e vincenti e veloci come lo sono stati queste 3 giornate nelle quali sono stati assegnati tantissimi titoli italiani dopo quelli su pista a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova, adesso la strada a Montereale Valcellina. Vedete intanto che da ammonizione diventa diffida per Giuseppe Bramante dell'Olimpiade pattinatori di Siracusa, ulteriore fallo e tensione. Siamo così al suono della campana, ultimo giro per gli atleti, aumenta la velocità, attenzione, scatta lo sprint nel rettilineo opposto a quello d'arrivo, si è già deciso di attaccare, atleta ci sembra di Civitanova Marche con l'attacco, adesso andremo poi a capire il riconoscimento dei numeri con la volata, attenzione perché ha già guadagnato un buon margine, c'era un momento di difficoltà nell'atleta, nel secondo atleta e atleta invece del gruppo sportivo Scaltenigo, dunque 338 Michele Sabbadin che va a vincere questo titolo italiano dei 1500 metri, l'aveva detto l'allenatore del team veneziano che gli atleti questa sera potevano puntare in alto ed ecco che questa vittoria è davvero netta, non serve il photo finish se non per invece assegnare quelli che sono gli altri risultati, con il secondo posto ci pare di Carlo Tiberto, la medaglia d'argento all'atleta della polisportiva Bellusco, ma attendiamo naturalmente l'ufficialità con la grafica, ecco vedete il photo finish in grafica della Federazione Italiana Cronometristi, ma in questo caso non c'è modo di discutere sulla vittoria netta di Michele Sabbadin, questa progressione dall'uscita della penultima curva, ecco rivediamo per l'appunto questa finale, si trova addirittura nelle ultime posizioni, lo vedete Sabbadin con il numero 338, poi via via riesce a recuperare posizioni dall'esterno andando quindi anche a percorrere più strada rispetto a coloro che percorrono la traiettoria corta interna e qui lo vedete da metà curva decide, attacca, parte e dunque va a portarsi con un ampio margine di vantaggio, guarda indietro, vede che c'è spazio, c'è modo già di festeggiare e dunque sul braccio, sulla gamba e qui la gioia nel box del gruppo sportivo Scaltenigo, società di grandi tradizioni ed ecco la classifica, il secondo posto di Andrea Fiorella, vittoria pattinatori Torino, il terzo posto di Giuseppe Bramante, Olimpiade pattinatori Siracusa e poi D'Angelo, Montorfano, Mosele, Favaretto, Iacono, i primi 8 atleti di questa finale allievi maschili.